Ciao a tutti amici di Asa Social Basketball. Inizialmente questi video erano pensati per spingere i ragazzi ad andare campetti ed allenarsi autonomamente. Dopo gli ultimi sviluppi, speriamo che i nostri video servano per aiutare i ragazzi a rimanere vicini alla pallacanestro, anche in momenti come questi, che possono apprendere nozioni di tecnica tramite un tablet o uno smartphone. Se c'è una cosa che questo straordinario sport ci ha insegnato, è che non è mai finita finché c'è tempo. Che persino quando pare impossibile la partita può cambiare e ribaltarsi, e che se non si difende di squadra coprendosi l'uno con l'altro, l'avversario andrà a canestro o prenderà un tiro facile. Facciamo squadra, proteggiamo casa nostra. Senza paura, ma con voglia e determinazione. Io resto a casa. Lo staff, Asa Social Basketball. Curry waits, shovel pass, Thompson, three ball, right side, got it! Play again, his three. You don't want any hitches, you just want one fluid motion. Play three, yes sir! James bounces to Korver, a three on the way, he... There's a clear out here now. Henson came for the double team. Kyle! And Kimba Walker has helped this team to kind of turn the tide. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella prima puntata di Asa Social Basketball. In questa prima puntata andremo ad analizzare il fondamentale più importante in un campo di pallacanestro, ovvero il tiro. Cercheremo di darvi consigli utili per migliorare la vostra tecnica e migliorare la vostra efficacia nel tiro e rendere il vostro tiro molto più affidabile. Al mio fianco ci sarà il capitano della Serie D, Stefano Protti. Iniziamo! Il primo esercizio è molto semplice, dovremmo metterci vicino allo smile. A destra tireremo con la mano destra, al centro tireremo con la mano forte, a sinistra tireremo con la mano sinistra. L'esercizio è molto semplice, partendo dai piedi dobbiamo avere i piedi ben allineati e pari, quindi piedi larghi quanto le spalle, cercando di tenere il peso del nostro corpo sui avampiedi, quindi sentire il proprio peso sulle caviglie. Dovremo tenere il pallone appoggiato sulla mano, stando molto attenti ad appoggiare il pallone sulle dita e non sul palmo, allineando, tenendo cura degli angoli, quindi avere un angolo di 90 gradi all'ascella, un angolo di 90 gradi al gomito e un angolo di 90 gradi al polso, e da questa posizione distendersi verso l'alto, chiudendo il tiro con il polso e con le dita. Adesso Stefano ci farà una dimostrazione. Okay. Vai al centro. Vai, vai, quando vuoi. Aspettivo, vai. Secondo esercizio, partendo dalla stessa posizione, adesso tireremo solo con la mano forte. Aggiungeremo la mano di appoggio, quindi l'esercizio è lo stesso. Appoggio, allineo. In questo momento metto la mano, nel mio caso che sono destrorso, la mano sinistra, che è lontana dalla palla, ma che seguirà per tutto il movimento il tiro. È fondamentale che la mano d'appoggio, quindi la mano che non tira, stia sempre con le dita rivolte verso l'alto e il palmo della mano che guarda l'altra mano e deve seguire il tiro. Questo ci darà maggiore equilibrio durante la fase di tiro. Vai. Sempre stando vicino allo smile e sempre tirando con la mano forte. Adesso la mano d'appoggio dovrà toccare il pallone, quindi questo sarà realmente un tiro. Quindi l'esercizio continuerà nella stessa maniera. Appoggio, allineo, metto l'altra mano, quindi l'altra mano starà a laterale al pallone con le dita rivolte verso l'alto e per tutta l'azione di tiro dovrà tenere le dita rivolte verso l'alto e seguire. Adesso dobbiamo stare attenti a un altro particolare. Quindi le mie braccia stanno distese verso l'alto almeno fin quando il pallone non esce dalla retina o non tocca il ferro. Questo ci darà maggior stabilità nel tiro e avremo una maggiore precisione.
adesso aggiungiamo anche la fase di elevazione, quindi faremo un passo indietro dallo smile, quindi indicativamente tireremo dall'attacca grossa della nostra rete più o meno a metà tra lo smile e il tiro libero. Adesso partendo con le mani già in posizione di tiro, ma il pallone davanti all'ombelico, quindi avremo la mano, nel mio caso la mano destra, dietro al pallone, già con il polso carico, e la mano sinistra, già con le dita rivolte verso l'alto. Da questa posizione, con le gambe piegate, quindi ricordiamoci quello che abbiamo fatto nel primo esercizio, il peso del mio corpo deve essere percepito dalle caviglie, quindi da questa posizione dovrò fare un movimento unico per tirare e dovrò distendere gambe e braccia contemporaneamente. Immaginare che il pallone, sopra il pallone ci sia un tubo, quindi il mio pallone farà un movimento unico dentro il tubo e poi mi devo distendere saltando e chiudendo sempre il tiro con il polso e con le dita. No, centro, lì dove c'è la riga blu. Dopo che abbiamo visto molto analiticamente i movimenti dei tiri, possiamo rendere i nostri esercizi un po' più dinamici, facendoci tirando da autopassaggio. È importante la qualità e come si fanno gli arresti, soprattutto quando si tira da autopassaggio o da ricezione e anche dal palleggio, che vedremo dopo. Ci metteremo nelle posizioni di ala, nelle posizioni di centro e ci passeremo da soli il pallone a destra e a sinistra. Ricordarsi che l'arresto quando si va a destra va fatto sinistro-destro, mentre l'arresto quando va a sinistra va fatto destro-sinistro. Ora andiamo a vedere forse il tiro più difficile di tutti, ovvero il tiro dal palleggio. Allora ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.